In merito al rimpasto di maggioranza in Consiglio regionale chiesto da Forza Italia in virtù di un accordo post elezioni regionali 2019, in cui i consiglieri forzisti erano 3 ed ora ne sono rimasti 2, sale la tensione politica a Palazzo dell'Emiciclo. Il presidente del Consiglio regionale Marco Marsilio si era già pronunciato negando il rimpasto. Nel merito interviene Massimo Verrecchia, diventato consigliere regionale subentrando come primo non eletto tra i meloniani a Mario Quaglieri, nominato assessore al bilancio e al patrimonio al posto di Guido Liris, eletto senatore alle elezioni del 25 settembre. Ipotesi rimpasto non è all'ordine del giorno, come è stato ribadito anche dal presidente Marsilio. C'è stata una semplice sostituzione nel segno di una continuità amministrativa e politica. Se poi è oggetto di argomenti all'interno di Forza Italia, ecco, il nostro auspicio è che non venga coinvolta la coalizione e la maggioranza che sta ben operando al fianco del presidente Marsilio. Per quanto riguarda la legge elettorale, è una proposta aperta che dovrà avere il coinvolgimento non solo delle componenti di maggioranza ma anche di minoranza. Il collega De Annuntis riunirà a breve la commissione, iniziando con le audizioni, con l'auspicio che entro marzo si possa addivenire ad una sintesi.